Volete acquistare un climatizzatore ma non sapete come fare a sceglierne uno? Beh, se è così, allora non perdetevi questo video. Il climatizzatore è un elettrodomestico in grado di controllare la temperatura, l'umidità, la qualità dell'aria e di raffrescare o riscaldare gli ambienti. Questo strumento è utile per combattere il caldo e l'afa del periodo estivo, ma può essere anche un valido alleato durante le stagioni più fredde. Spesso il climatizzatore viene confuso con il condizionatore, il quale è in grado di raffreddare gli ambienti, ma non di scaldarli o ridurre l'umidità. Ovviamente, come per la scelta di un nuovo smartphone, computer o televisore, vanno prese in considerazione diverse caratteristiche. Ed è quindi bene valutare con attenzione le specifiche per acquistare il miglior prodotto per le nostre esigenze. Esistono a tal proposito varie tipologie. Numero 1. Il climatizzatore portatile. Come suggerisce il nome, essendo portatile, è dotato di rotelle che consentono il suo spostamento da una stanza all'altra, per esempio. Posso dirvi che risulta essere un po' rumoroso, ma d'altro canto non necessita di alcuna installazione da parte di un operatore esperto. Numero 2. Il climatizzatore fisso. È il più classico dei climatizzatori. Viene fissato alla parete e presenta due unità. Un'unità interna da installare in casa, che refrigera e riscalda l'ambiente, e un'unità esterna dove è presente il motore del sistema. Ovviamente questo tipo di climatizzatore richiede l'intervento di un tecnico specializzato per l'installazione. Numero 3. Il climatizzatore fisso monoblocco. Questo climatizzatore si differenzia da quello standard fisso per la mancanza dell'unità esterna. Può essere considerato un ibrido tra quello portatile e quello fisso. Sicuramente è meno ingombrante e più elegante. Un'ulteriore classificazione riguardo a questa tipologia è data dal numero di unità interne ed esterne. Può esserci il climatizzatore monosplit, che presenta un'unità esterna e un'unità interna, o il climatizzatore multisplit, che può essere dual, trial o quadri, a seconda di quante stanze si vogliono raffreddare o riscaldare. Detto questo, vediamo quali sono i fattori da prendere in considerazione nella scelta di un climatizzatore. 1. Il tipo di tecnologia. Questa rappresenta sicuramente una delle scelte più importanti. Le due principali sono inverter e on-off. La tecnologia inverter è in grado di regolare la potenza per mantenere la temperatura stabile in un ambiente. È la scelta migliore nell'ottica di un risparmio energetico. La tecnologia on-off invece si accende o si spegne a seconda delle temperature impostata. Quando questa viene raggiunta si spegne per poi riattivarsi quando cambia. 2. La classe energetica. 3. La potenza. È opportuno valutare non solo i metri quadrati di una stanza, ma anche il numero di persone, l'esposizione rispetto al sole, l'isolamento termico e il numero di porte e finestre. 4. E ultimo, la presenza di eventuali comandi a distanza tramite il Wi-Fi. Bene amici, questi sono i nostri consigli su come scegliere il giusto climatizzatore. Potete acquistare il vostro prossimo climatizzatore su bpmpower.com. Sul sito troverete un vasto assortimento di marche e prodotti per tutte le tasche. Divertitevi con i filtri per trovare quello più adatto a voi e se non vi basta, contattateci. Saremo entusiasti di aiutarvi. Se questo video vi è piaciuto, metteteci un mi piace e poi iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina. Ciao a tutti e alla prossima!